A Lentini sono 28 le persone positive al Covid-19, ma la situazione, come assicura il sindaco Saverio Bosco, è sotto controllo. Quello che temevamo qualche mese fa, ovvero la cosiddetta seconda ondata di contagi, si sta verificando sia in Italia, in Sicilia, ma in tutta Europa e tutto il mondo. E anche a Lentini. Nel giro di poche settimane siamo passati da circa 4-5 casi positivi a 28 casi positivi registrati oggi e circa un centinaio di persone negative in isolamento cautelativo. Oggi la situazione è sotto controllo, preoccupante ma sotto controllo. 25 invece i casi di positività al Covid-19 riscontrati a Carlentini. Oggi ufficialmente, dato ufficiale dell'ASP, a Carlentini abbiamo 25 persone positive al Covid. Il fatto positivo di questo contagio è che la stragrandissima maggioranza di queste persone presentano solo lievi sintomi della malattia. Sono racchiusi soprattutto in nuclei familiari e quindi la situazione è sotto controllo dal punto di vista sanitario perché i controlli anche delle forze dell'ordine nelle abitazioni dei soggetti che non sono untori, non sono da considerare neanche da criminalizzare, sono soggetti che soprattutto per causa dei loro lavori, soprattutto a causa del lavoro che svolgono in favore della collettività, sono risultati positivi, quindi hanno contratto il contagio per svolgere le loro funzioni pubbliche. Quindi questi soggetti non solo non devono essere demonizzati, ma devono essere apprezzati e aiutati in quello che è il percorso che li porterà fuori da questo incubo. Mentre a Francofonte il numero dei positivi è passato da 3 a 12 casi. È evidente che la evoluzione negativa generale della pandemia ci sta assalendo in tutti i posti, in tutti i paesi, anche limitrofi, come ben sapete, salgono quotidianamente il numero dei positivi. La situazione è abbastanza preoccupante, ma ancora è sotto controllo. Quindi predichiamo la calma e state tranquilli. Per evitare qualsiasi spiacevole provvedimento restrittivo di chiusura, facciamo appello al buonsenso di tutti noi. Mi voglio rivolgere particolarmente ai giovani, che sono stati tanto bravi e diligenti nella prima fase di pandemia, però per indole sono portati per esuberanza a non rispettare in questo momento le regole. Dobbiamo applicare tutte le misure di contenimento previste, quindi l'uso delle mascherine, dobbiamo evitare gli assembramenti e dobbiamo evitare soprattutto i contatti, distanziamento sociale.